Dove sono quelli che festeggiavano per la tournée in Cina, che poi non è nulla di ufficiale, sono solo voci. Dove sono quelli? Continuiamo ad andare avanti così. Volete continuare ad andare avanti così? Voi siete quelli che vogliono bene all'Inter. Voi siete quelli che vogliono bene all'Inter, continuando ad andare avanti con questo schifo che sta venendo a galla. Ma la denuncia la può fare anche Paperino, non è quello il problema. Il problema è come è composta la denuncia e quanto può essere incisiva la denuncia e cosa prova quella denuncia. Non conta chi la fa, conta la sostanza della denuncia. Sta venendo fuori quello che stiamo dicendo da 2 anni. Allora, io per completa onestà devo dire una cosa. Yogurt Lidl Milan, ve lo ricordate? Anche lì stanno cercando di capire chi è il proprietario. A Yogurt Lidl Milan, la continuità aziendale venne richiesta tramite fideiussione. Va bene? A Zhang è stato chiesto qualcosa di molto, ma molto più leggero per garantire una continuità aziendale, sempre lecito, ci mancherebbe, sempre nella norma, ma a Zhang non è stata chiesta una fideiussione per garantire la continuità aziendale, perché come la fa una fideiussione Zhang? Spiegamelo. Non è in grado, come fu Yogurt Lee, di farti una fideiussione ad oggi. Quindi parliamo di una discrepanza di trattamenti. Partiamo da questo presupposto e per onestà va detta. A Milan venne fatto un trattamento, a noi ce l'hanno fatto un altro. Con Zang gli hanno chiesto, va bene, la continuità aziendale rientra nella norma, cose molto ma molto meno pesanti. La continuità aziendale, bisogna spiegarlo ancora una volta e per bene. L'Inter come la sta garantendo? La sta garantendo tramite investitori che hanno messo dei soldi, così la sta garantendo l'Inter, la continuità aziendale. Con un prestito sta garantendo la continuità aziendale. È chiaro? È chiaro? Cosa dicono in questa denuncia? Indipendentemente sono gobbi, milanisti, fiorentini, cosa viene detto in questa denuncia? Vengono dette cose che questo canale solleva da 2 anni. Loro dicono: ce l'ho davanti la denuncia, dicono che l'Inter è un club che ha un grandissimo debito che è ingestibile, sul quale non viene messa mano, perché quei 4 depensanti che festeggiano per un bilancio, per i primi 6 mesi di bilancio, non vanno nemmeno calcolati, perché quei depensanti non hanno capito che l'Inter chiuderà in perdita anche quest'anno, pur essendoci delle plusvalenze derivate da delle cessioni importanti. Ma sono 4 depensanti che fanno parte di un regime e non vanno calcolati, perché quelli fanno il male dell'Inter. Quelli sono lì per mettere la polvere sotto il tappeto e per far splendere la stella del loro padrone cinese. Capito? Quella è gente che danneggia l'Inter. Gente che dice bugie, gente che non sa nulla, come la Superlega e tante altre puttanate che vi hanno detto che partiva, che Zanga aspettava la Superlega e tante altre cazzate. Tra l'altro c'è da dire una cosa. Quindi loro dicono che l'Inter è un club che ha questo debito mostro su cui non mette le mani mai nessuno, è una società che continua a fare perdite e purtroppo non gli si può dire nulla, perché è vero. È vero, ragazzi. Il proprietario dell'Inter, quello che scrivono loro nella denuncia, risulta essere Grand Tower, ed è vero, con sede in Lussemburgo, Grand Tower, la controllante dell'Inter. Dietro questa controllante dell'Inter ci sarebbe Steven Zhang, dicono loro, ed è vero. Steven Zhang è un soggetto che è sparito, che non si sa più dov'è, che non si sa più cosa faccia, è sparito. Quindi dietro il proprietario dell'Inter c'è un soggetto che è sparito, stanno dicendo loro, e alla fine della fiera è vero. Quindi le aziende di famiglia di questo personaggio che è sparito sono tutte in crisi, perché sono tutte in grave difficoltà. Il governo cinese ha chiuso i rubinetti per investimenti non ritenuti strategici, quindi il calcio è stata la prima cosa che hanno messo da parte, perché quei 4 depensanti che parlano di Inter, che vanno in televisione, che dicono che lo Stato cinese aiutava l'Inter, quei soldi erano per Suning.com, che mi rivolgo a quei 4 depensanti che vanno in televisione, che Suning.com con l'Inter non c'entra nulla. Nonostante tutto, gli hanno dato 600 milioni che elargiscono in 6-7 anni.
quattro depensanti che non siete altro, che vi fanno andare anche in televisione. Quindi c'è anche un altro aspetto, che Grant Tower non pubblica i bilanci, non ti fa vedere nulla, perché Grant Tower non pubblica i bilanci. E questa è un'altra cosa che dico, come mai? Perché non nasconde i bilanci? Cos'è che non volete far vedere? Perché non pubblica i bilanci Grant Tower? Quante volte me l'avete sentito dire a me? Perché non pubblica i bilanci Grant Tower? Pubblica i bilanci! Si vede c'è qualcosa, non vogliono far vedere, non voglio dire nascondono qualcosa di illecito, ma si vede vogliono mantenere una massima riservatezza su determinati conti, perché loro non pubblicano i bilanci, la controllante dell'Inter non pubblica i bilanci, è arrivata l'ora di fare chiarezza, basta! La continuità aziendale dell'Inter, e concludo, e apri le orecchie, aprile, o gli orecchi, come si dice a Firenze, apri! Apri, apri, senti quello che ti dico. Perché giustamente la gente ci rompe i coglioni? Apri queste cazzo di orecchie. Perché la continuità aziendale, scrivono, dell'Inter deriva da un prestito che non è in grado di restituire. Hai capito perché ti rompono i coglioni? Lo abbiamo capito o no? Che questo schifo deve finire. Hai capito ora perché ci rompono i coglioni? Chiunque avrebbe fatto caso a queste cose, non è colpa nostra. Vogliamo fare i mentecatti e si guarda solo la palla entrare. Alla fine, se non spendi e non fai la squadra buona, la palla non entrerà più. E quando non entrerà più la palla, poi ci farai caso a queste cose. Sono 2 anni, e te lo dico, 2 anni. La utilità aziendale deriva da un prestito che non sei in grado di restituire. Lo hai capito o no? Quando noi dicevamo come cazzo fa a stare in piedi? Come fa a stare in piedi? Non sto dicendo che vengano fatte cose fuori norma, perché questo sistema ci consente di essere ancora in piedi, come lo ha consentito alla Juventus. Allora, dopo questo grave attacco, ripeto, non conta nulla chi la fa la denuncia, perché la denuncia la può fare anche una pensionata e ti fa un culo così. Successo. Non è che la denuncia te la deve fare per forza, te la doveva fare Perry Mason per smuovere qualcosa. La denuncia la può fare chiunque. Ora, io mi aspetto una risposta dell'Inter, perché comunque qui sono attacchi pesantissimi. Attenzione, che voi non dovete stare in piedi, addirittura li esagerano, non dovevate partecipare al campionato, la continuità aziendale. Ora io mi aspetto una risposta da parte dell'Inter e una risposta soprattutto da parte di questa specie di presidente che ancora non hanno avuto il coraggio di sollevare dall'incarico. Vediamo se risponde, il presidente dell'Inter, va bene? Ci risentiamo più tardi. Ciao.